Sono iniziate ufficialmente martedì mattina a Parco Dora, tradizionale sede celebrativa di tutte le festività musulmane a Torino, le celebrazioni per una delle più importanti festività per la comunità musulmana, la festa del sacrificio. All'evento, molto atteso, hanno partecipato migliaia di persone provenienti da tutto il Piemonte e non solo. Oltre ai fedeli, l'invito è stato aperto a istituzioni e cittadini di altre confessioni religiose. La preghiera, guidata dall'imam della Moschea della Pace di Corso Giulio Cesare Ahmed Hawass, è stata rivolta specialmente per la pace, la sicurezza e per le vittime di Genova.